squadra sta bene, è inevitabile che sta bene mentalmente chiaramente, perché le vittorie aiutano a trovare ancora più fiducia, più convinzione nei propri mezzi, e sta bene anche fisicamente, anche se arriviamo da un periodo comunque dove abbiamo giocato incontri ravvicinati, settimane corte, quindi dovrò valutare bene chi ha recuperato e chi no, per cercare di schierare una squadra competitiva domani sera. Arriverà sicuramente un Torino ferito e che vorrà dimostrare invece di essere una buonissima squadra, come lo è, perché è chiaro che ha avuto una caduta pesante, ma un passo falso può capitare a chiunque, e avranno grande determinazione, grande spirito di rivalsa, ma la stessa determinazione e la stessa motivazione dobbiamo averle anche noi, perché vogliamo fare di tutto perché il nostro momento positivo possa continuare. La svolta della nostra stagione deve essere sempre la prossima partita. Dobbiamo assolutamente ragionare così, perché la prossima partita è la più importante per il nostro presente e per il nostro futuro. Quindi solo concentrazione su quello che possiamo fare domani sera e non perdere energie su cose che ormai non possiamo più decidere e determinare. È il lavoro di un gruppo, di una squadra che soprattutto nei momenti difficili ha saputo comunque mantenere grande disponibilità e grande attenzione. Poi sappiamo benissimo che possiamo e vogliamo migliorare le nostre prestazioni, perché i risultati sono molto positivi, ma possiamo essere più padroni del gioco, possiamo essere ancora più efficaci in entrambe le fasi di gioco, quindi dobbiamo assolutamente continuare a lavorare, perché ci sono ancora margini di miglioramento, ci sono ancora le possibilità per far sì che la nostra stagione, la seconda fase della nostra stagione, possa essere una stagione positiva. Le due fasi di gioco comprendono tutti gli 11 giocatori che scendono in campo, non si può più fare una fase difensiva con giocatori che stanno a guardare e che non lavorano. È altrettanto vero che Gigio ci sta dando una grande mano e sta mettendo risalto le sue qualità, e noi dobbiamo però fare in modo che si metta meno in evidenza, cercare di essere ancora più solidi, ancora più compatti, perché nelle ultime partite qualcosina di troppo abbiamo concesso. Ho detto che Rebic è tornato dalla sosta natalizia con sicuramente più motivazione, con sicuramente più determinazione, e poi ha trovato gli spazi giusti e è stato molto bravo a farsi trovare pronto. È chiaro che tutti i giocatori del Milan devono ragionare in questo modo se vogliamo fare bene, tutti devono lavorare con grande attenzione e determinazione e dimostrare le proprie qualità quando verranno chiamati in causa. I nostri sono tifosi fantastici, che anche in una stagione che non ci ha visto sino ad oggi completi protagonisti, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, la loro passione, e quindi siamo contenti di poter giocare davanti ai nostri tifosi e vogliamo insieme prenderci le nostre soddisfazioni. Una tragedia che mi ha particolarmente colpito, perché Kobe non è stato sicuramente solamente uno tra i più grandi giocatori di basket di sempre, ma era un'icona, era un esempio, metteva un carisma, una mentalità in quello che faceva che era fantastico, nel senso che trasmetteva sempre quella felicità di fare il proprio sport, la propria professione, ma accompagnata alla massima determinazione e massima ambizione di fare tutto nel meglio possibile. Quindi credo che sia, che racchiudeva veramente una filosofia di vita e di sport eccezionale. L'ho ammirato tantissimo, sono un appassionato di basket, l'ho ammirato tantissimo. È stato veramente uno shock questa notizia, anche perché dopo tutto quello che aveva fatto adesso poteva godersi la vita e trasmettere ancora tutti i valori che ha incarnato, quindi è veramente un peccato che se ne sia andato così presto.